sa crescere. Bene, ora passiamo al prossimo intervento, al prossimo ospite d'eccezione in esclusiva qui a Terza Pagina Magazine, per ritornare per la giornata nazionale della psicologia che è avvenuta martedì scorso, e ne parleremo con lui ma anche di altre curiosità, e avremo in collegamento sempre in esclusiva, sempre da parte della nostra redazione, Flavia Capuano direttamente da Londra a breve, e a breve avremo qui in collegamento il presidente nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e diamo il benvenuto a David Lazzari. Alve, buonasera. Buonasera. Dottor David, eccoci qua, prego Nicolò, in attesa di Flavia Capone, in attesa. C'è Flavia? Sì, sono. Buonasera a te, buonasera, eccoci cara. Qua, pronti, prego dottor Lazzari. Eccomi qua. Allora, ci fa piacere sottolineare quanto in questo momento così delicato che stiamo vivendo il sostegno psicologico sia un po' alla base di tutto, perché presumo che nuove forme di patologia e un'accentuazione di quelle già in essere sono presenti in questo mondo, ahimè. Quindi ecco, Davide, se ci può illustrare cosa sta cambiando, cosa sta accadendo. Ma in realtà stanno accadendo molte cose, alcune di queste cose le sappiamo perché le abbiamo rilevate con delle indagini che sono state fatte in questi mesi, altre le sappiamo perché ci sono state indagini su eventi, emergenze in genere un po' diverse, tipo l'uragano Katrina o altre emergenze naturali di cui sono state studiate le conseguenze a distanza anche di dieci anni. Altre non le sappiamo e le sapremo solo nel tempo, perché questa pandemia è una realtà, così come si sta manifestando, del tutto nuova, e quindi l'impatto che provocherà bisognerà studiarlo un po' nel tempo. Il dato attuale è quello di uno stress medio degli italiani che è molto aumentato nel mese di marzo e poi progressivamente è andato leggermente crescendo, tra settembre e ottobre è di nuovo salito. Per dare una cifra, il 59% degli italiani, in base alle indagini che il Centro Studi dell'Ordine Nazionale fa periodicamente, ha un livello di stress tra 70 e 100, quindi possiamo immaginare un livello alto, importante. E quindi c'è un disagio psicologico molto diffuso nella popolazione, che assume varie forme, varie manifestazioni, e che effettivamente preoccupa, perché sappiamo che questo disagio ha un impatto sulla qualità della vita, sulla salute, perché abbassa anche le difese immunitarie, nel tempo può incidere effettivamente su una serie di fenomeni, ma anche sulla performance lavorativa, anche sull'economia. Quindi si crea un circolo vizioso che andrebbe effettivamente interrotto, e rispetto a questo abbiamo un po' un problema, perché c'è una rete psicologica pubblica molto carente, abbiamo in tutto 6.000 psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi c'è un problema di adeguamento delle nostre strutture. Dottor Lazzari, abbiamo in collegamento Flavia Capuano, fa parte della nostra redazione con Psicoleggimi. Prego Flavia, ci senti? Sì, vi sento. Prego Flavia, domanda per il dottor Lazzari, prego. Allora, noi ci siamo un po' consultati tra di noi e abbiamo molto a che fare con tanti giovani. Io sento un po' diciamo male. Sì, ora proviamo ad alzare il volume. Se non dovesse sentire la voce, professore, saremo noi a tradurre la domanda, perché ci stanno chiamando da Londra, quindi di conseguenza abbiamo un collegamento un po' viziato. Prego, da questo. Dicevo che appunto noi quello che facciamo è un po' fare una divulgazione psicologica attraverso libri e per portare un po' la psicologia nel quotidiano, e ci confrontiamo sempre con professionisti e giovani e molti sono ancora un po' legati a quello che è il pregiudizio dello psicologo e della psicologia. Quindi un po' ci chiedevamo cosa può fare un po' l'ordine degli psicologi per i pregiudizi che si hanno verso uno psicologo, verso la psicologia in generale. Ecco, non so se è arrivata la domanda. Allora,
non ci sono problemi, la ripetiamo, fanno parte di un gruppo psicologimi, sono delle psicologhe, fanno parte di un gruppo psicologimi dove analizzano da un punto di vista psicologico i libri. Molti delle tante persone che scrivono, che fanno, diciamo, capo a questo blog molto seguito, sono tutte ragazze che lavorano a Londra, quindi insomma voglio dire anche hanno una piattaforma molto particolare. Vogliono sapere quello che può fare l'ordine degli psicologi rispetto al dominio pubblico, all'uso comune, che andare dallo psicologo è qualche cosa di mefistofelico, di poco adatto. Ecco. Beh, guardi, viviamo ancora questo mondo. Sì, allora, proprio in questi giorni ci sono state in tutta Italia alcune centinaia di iniziative dell'ordine degli psicologi per la giornata nazionale della psicologia che cade domani il 10 di ottobre. Tutte iniziative online o alcune anche in presenza, rivolte a dare informazioni, a sensibilizzare, a creare momenti di confronto. Ci sono anche molti video che girano sui social prodotti dall'ordine, volti proprio a mandare questo messaggio, che il disagio psicologico è un fattore a volte del tutto naturale, legato alle difficoltà, alla complessità della vita o a emergenze come queste della pandemia. In questi casi possiamo ovviamente attivare delle risorse personali, ma possiamo anche chiedere aiuto quando ne abbiamo necessità, senza alcuna vergogna, proprio perché questo discorso fa, come dire, parte un po' della fisiologia umana. Non bisogna pensare che una forma di disagio è una malattia mentale, anche se la stessa malattia mentale va vista come un problema di salute alla stessa stregua. Però voglio dire, il disagio è una forma molto diffusa che tutti possiamo avere e che quindi dobbiamo affrontare in maniera molto serena. Non è una forma di debolezza, questo è importante saperlo. Bene, allora Flavia, mi chiedo se la mia traduzione è stata esaustiva in tal senso. Sì, molto, grazie. Allora ringraziamo anche Flavia Capuano per essere stata con noi così in collegamento da Londra con Psicoleggimi, questo incontro tra la cultura della psicologia e la cultura dell'editoria. Penso che sia un ottimo connubio, quindi ben venga e di volta in volta è presente all'interno della nostra iniziativa. Professore, tra le tante iniziative che state portando avanti, da un punto di vista di formazione, ecco, oggi lo psicologo chi è? Qual è il ruolo dello psicologo all'interno di una società così liquida, così in movimento? Ma guardi, questa è un'ottima domanda, perché in realtà lo psicologo non si occupa eminentemente di patologia, lo psicologo si occupa della dimensione psicologica dell'uomo, che è quella dimensione che, come dire, caratterizza la persona, rende la persona non semplicemente un organismo biologico. Quindi la nostra soggettività, i sentimenti, le emozioni, le relazioni, i pensieri, cioè tutto ciò che ci rende persona, tutto questo è il campo della psicologia, compreso ovviamente il comportamento e le relazioni. Quindi l'essere umano è un essere fatto soprattutto di psicologia, oltre che di biologia di cellule. E peraltro queste due parti interagiscono tra loro, come noi oggi sappiamo, addirittura la nostra dimensione psicologica interagisce con il DNA. Oggi queste sono le scoperte di questi ultimi 20 anni. E quindi io direi che lo psicologo lo dobbiamo vedere come un facilitatore di vita, come un promotore di risorse. In questo caso adesso va di moda parlare di resilienza, che è un concetto psicologico che significa la capacità di affrontare in maniera costruttiva le difficoltà e le avversità della vita. Quindi va visto eminentemente in questa chiave, come una persona che ci può aiutare a decodificare la complessità in cui purtroppo tutti siamo immersi, per poter costruire degli equilibri adattivi assolutamente migliori. Poi certo, lo psicologo è anche lo psicoterapeuta, cioè quello che di fronte a un disturbo, di fronte a un problema più strutturato e più serio, ci può aiutare con un percorso di terapia. Però lo sguardo e il ruolo sociale è sicuramente molto più ampio e è molto anche legato alla prevenzione. Dobbiamo molto puntare sulla prevenzione, dare risorse alla società con interventi non solo individuali,
ma soprattutto interventi che riguardano le comunità, le organizzazioni. Ecco, la resilienza di persone, la resilienza la possiamo declinare anche come capacità di una organizzazione, di una comunità, di una famiglia, di un gruppo o addirittura di un'intera società e di un intero paese. Grazie a Davide Lazzari per averci dato veramente delle indicazioni precise, con estrema chiarezza e semplicità è riuscito a raccontarci veramente quanto sia fondamentale il ruolo dello psicologo, non soltanto per manifestazioni appunto psicopatologiche, ma proprio per come indirizzo di vita, e questo è grazie. Grazie a dottor Lazzari, grazie veramente di cuore, grazie, gli strapperò una promessa dietro le quinte, dottor Lazzari, veramente con tutto il cuore. Io ringrazio qui in console Michele Vitiello, Nicolò Carosi e da Londra Flavia Capuano di essere stata qui con noi con Psicoleggimi. Saluto tutto lo staff di Psicoleggimi, dall'avvocato anche Emilio Capuano che ci sta seguendo. Grazie a dottor Lazzari, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo qui sempre a Radio.it, a Terza Pagina Magazine. Ciao! Grazie. Buona serata.